Buongiorno a tutti. Oggi è giovedì 23 luglio e parliamo di analisi ciclica evoluta su FTSE MIB e DAX. Avevamo cambiato mercato perché volevamo avere una lettura più semplice dei cicli e che cosa è successo? Si è complicata la faccenda, per cui è stato divertente ieri vedere come per una volta è stato molto più semplice capire che cosa stava facendo il nostro DAX rispetto al FTSE MIB. Perché? Perché dopo l'ottavo T-3 diventato ribassista in qualche modo, e qua devo ancora spostare la partenza del raccordo, qua alle 9:45, perché prima di arrivare a questa lettura non avete idea di quante interpretazioni ho provato a dare al grafico. Comunque, abbiamo avuto un ottavo T-3 ribassista, che è durato la bellezza di 39 barre. Successivamente abbiamo avuto un raccordo e poi è partito effettivamente un nuovo T-3 dalle ore 13:15. Eccolo qua. Dalle 13:15 di ieri. Il fatto è che andando a misurare determinate durate cicliche, candele, 25 barre mi danno un T-3, ma non ci sono le condizioni qui per farlo partire. Allora, se andiamo a cercare 21 barre su FTSE MIB, non sono un T-3, perché dovrei averne minimo 24. Però mi creano appunto una domanda, da qui la condizione quasi per la partenza, anzi, da qui la condizione per la partenza di un T-3 leggermente tirato per i capelli ce l'abbiamo, è partito o non è partito? Per cui, quando diventa difficile anche capire di inverso che cosa sta succedendo, anche se qui era un pochino più chiaro, abbiamo avuto un primo movimento a 25 barre, e successivamente stiamo avendo la chiusura del T-2 inverso, come vi dicevo, con un massimo rilevante, e la stiamo facendo a 33 barre per adesso, ma ha spazio per arrivare fino a 44 barre e fino al massimo, 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 fino alle 11:45. Dovremo vedere che cosa succede qui a contatto con la media mobile a 50 periodi che sta iniziando ad andare decisamente giù, accelerare verso il basso, verso la 200, per portarci eventualmente in death cross. Oltretutto abbiamo avuto una fortissima lateralità ieri, a partire dalle 13 del pomeriggio. Siamo rimasti all'interno di quanti tick più o meno? 520, 519, se non contiamo la spike, una settantina, 77 tick, davvero molto molto poco sinceramente. Per cui qui mi sono rifiutato di toccare in ogni modo le operazioni che avrei dovuto eventualmente fare. Avevo detto di shortare i top. Qui in apertura abbiamo fatto un bellissimo top e effettivamente lo short era valido. L'indicazione era corretta. Vi faccio vedere anche il grafico a candele giornaliere. Dopo aver pienamente preso la shooting star, siamo scesi. Ma non tanto ancora, andiamo a fare la nostra chiusura di T-2 inverso e poi possiamo di nuovo andare a spingere e tornare, potremo tornare a testare e eventualmente superare i minimi a 20.508. Tenete conto che ho segnalato al gruppo di persone che mi concedono di più del loro tempo, delle loro energie e di tutto il resto, che attorno ai 520 abbiamo uno square of nine. Quindi se non riusciamo a penetrarlo, faremo partire soltanto il quarto T-inverso e nulla di più. Mentre invece se andiamo sotto questo livello attorno ai 20.510-520, e beh, da qui partirà più di un T-inverso, come ho detto già tempo fa. Ma passiamo da FTSE MIB al DAX. Sul DAX la lettura, come vedete, non è stata comunque semplice, semplicissima. Anzi, però un po' più lineare per quanto riguarda
il nostro T-3. Qui abbiamo avuto 23 barre e quindi si è chiuso il nostro nono T-3. Bisogna vedere che cosa sta partendo da qui, perché potrebbe essere il decimo come qualcos'altro, e da qui dipenderà se partirà soltanto un T inverso piuttosto che qualche cosa di più inverso. E noi faremo abbastanza rapidamente saperlo perché controlleremo comunque gli swing. Anche in questo caso il discorso è: se avremmo avuto una partenza qua di T-3 inverso, qui siamo a 23 barre, quindi siamo già oltre il minimo. E fatto il massimo, torniamo a spingere per testare di nuovo anche in questo caso questo livello di supporto, che non è facile da violare. E anche in questo caso, ma meno, abbiamo comunque la media mobile a 50 periodi, sta provando ad andare in death cross rispetto a quella 200, quindi da ribasso. Anche in questo caso, se il T-3 inverso sarà partito qui, oppure se sarà partito soltanto qui, ci sono entrambe le condizioni in ogni caso, sarebbe stato più comodo farlo partire da qui, ma no, purtroppo. Continuo a non dispiacermi questa ipotesi, anche per il fatto che comunque qui siamo arrivati a 21 barre, quindi tranquilli per il nostro DAX. E qui staremo già comunque arrivando alla 37ª barra sul massimo, come al solito 44, ma massimo massimo. Per cui anche in questo caso probabile bull trap, e vedremo quanto si spingerà poi di inverso per andare a far partire che cosa? Se soltanto la parte terminale di una partenza di un T inverso, o se qualche cosa di più. Perché anche in questo caso dobbiamo valutare se andiamo a fare un 3 oppure un 4 tempi, stessa identica cosa. Direi che questa divergenza rialzista ha dato là per arrivare comunque a un nuovo massimo. Vi ringrazio per il vostro tempo, per me sarà sicuramente una splendida giornata, auguro anche a voi una splendida giornata. Arrivederci. Dimenticavo solo una cosa. Quando abbiamo avuto dati molto positivi negli Stati Uniti, siamo solo scesi. Ieri che abbiamo avuto dati molto negativi, stiamo andando verso l'alto. C'è qualcosa che non mi torna. E se fate trading con le notizie, come al solito vi dico, fate attenzione perché, ecco, bisogna fare esattamente il contrario sui grafici. Ancora buona giornata a tutti.